Ciao a tutti ragazzi, come vi avevo preannunciato sui social, mi sono preso un giorno di tempo in più per la recensione dell'ultima parola, la nuova vecchia esotica di Destiny 2, che è tornata da Destiny 1 nel reset di martedì scorso. Inutile dire che la domanda che mi fate di più in stream è come sia quest'ultima parola. In questo video vi dico tutte le mie impressioni sull'arma e i perché e i per come, se mi ha convinto oppure no. Allora, partiamo dai perk. Come sempre abbiamo sventagliatore, quest'arma può sparare rapidamente e continuamente, causare danni consecutivi senza mirare, aumenta velocità di ricarica e precisione. Quindi proprio come in Destiny 1 siamo incoraggiati ad usare quest'arma in hipfire, quindi senza mirare. Poi abbiamo rigatura spirale, aumenta leggermente gittata e stabilità e maneggevolezza. Proiettili rifiniti per aumentare la gittata. Impugnatura a bruciapelo, si va ad incastrare perfettamente con sventagliatore perché aumenta precisione e stabilità quando spari senza guardare nel mirino, quindi sempre in hipfire. Infine, impugnatura ruvida aumenta la maneggevolezza e riduce la stabilità. I perk sono tutti giusti per il tipo di arma che è, l'ultima parola. Precisione senza mirare, due sono nella maneggevolezza, anche se vedremo in seguito che quest'ultima sarà un problema. Vediamo anche le statistiche velocemente. Allora, impatto 78 ha una gittata di 42, che messo a confronto con l'ululato alla luna che ne ha il 47 non siamo poi troppo distanti. Stabilità 46, maneggevolezza anche 46, velocità di ricarica 82, mira assistita 40, mentre sull'ululato è 79. Questo è un valore che interessa più le console che i PC, ma ne parleremo poi anche più avanti. Direzione del rincuro 100, quindi è del tutto verticale, ed è zoom 11. Le statistiche sono buone. Di primo acchitto l'unica pecca è la mira assistita di 40, che è la metà dell'ululato, il che potrebbe essere un problema. Parliamo dell'arma ora e che sensazioni dà quando la si prova. Al primo sguardo è sicuramente molto bella, divertente da usare e soprattutto dà un feeling nuovo al gioco, che di questi tempi su Destiny 2 è tanta roba. Dopo qualche scontro però la sensazione cambia subito e si ha l'impressione di missare tanti colpi, di non essere precisi, di non essere così reattivi come con l'ululato e soprattutto avere la sensazione di cambiare stile di gioco. Infatti è così, l'ultima parola ha un modo tutto suo di giocare e soprattutto di sparare. Quando si guarda nel mirino ha un rinculo pazzesco che si fa fatica a tenere dritto, ma se si riesce è devastante. Se non si mira e si spara in hipfire, come si dovrebbe fare con quest'arma, è molto stabile, forse la più stabile sparando in questo modo, ma si fa molta fatica ad essere precisi, soprattutto con i bersagli in movimento. Vi ricordo che il mio punto di vista è quello della PlayStation 4, so che su PC l'arma si comporta in modo diverso, soprattutto per via del rinculo, e che mirare in hipfire è decisamente più semplice col mouse che con il controller. Infatti cosa succede su console? Allora, il nostro analogico destro su Destiny ha una piccola zona morta e anche un'accelerazione. Ciò vuol dire che se cercate di muovere piano piano lo stick dell'analogico destro, all'inizio vedrete che non si muoverà, facendo piccoli movimenti, poi piano piano parte, man mano che il movimento è più ampio. In più, l'accelerazione ci permette di essere più veloci quando per esempio spostiamo di tanto l'analogico destro da una parte all'altra, per aiutarci appunto a muoverci più velocemente. A questo aggiungete la mira assistita, che rallenta tutto questo movimento quando siamo in prossimità di un bersaglio. Ecco, aggiungete a tutto questo l'ultima parola, che spara in hipfire e sarà un casino. Non è che l'arma non sia forte, anzi colpisce 51 al corpo e 68 in testa, e con il suo ratio di 225 è una delle armi con il time to kill più basso che ci sia. È solo che ha una forte inconsistenza, secondo me. Per colpa del suo rinculo così forte quando si mira e dell'hipfire ballerino, non ci permette di essere precisi e letali come magari possiamo essere con l'ululato in Not Forgotten. Ci troveremo a dire quanto sia forte durante uno scontro e fare la cornice agli avversari a quello successivo, il che a mio parere non la rende un'arma per quelli che vogliono essere appunto letali nel crogiolo. A mio modesto avviso, che di crogiolo non sono certo un master, l'ululato e Not Forgotten rimangono una spanna sopra per consistenza e precisione. L'ultima parola è un'arma forte in alcuni frangenti, in alcune mappe ci permette di contrastare gli shotgun, però sempre stando attenti agli angoli e ad indietreggiare quando ce li troviamo di fronte per allargare le distanze. Inutile dire che già alla media distanza dovremmo essere noi ad accorciare le distanze, perché altrimenti rischiamo di perdere lo scontro. Ecco, la sensazione è proprio quella, la possibilità di poter perdere lo scontro perché l'arma non ci dà quella sicurezza che altre armi invece ci danno.
A tutto questo va aggiunto il discorso della mira assistita, che essendo così basso aumenta di moltissimo il flinch che si sente quando veniamo colpiti. Se siamo in uno scontro uno contro uno e ci si colpisce a vicenda, la mira assistita aiuta a mantenere il mirino sull'avversario. Con l'ultima parola questo non succede, o meglio succede ma in maniera molto minore, quindi quando ci sparano addosso faremo molta più fatica a mantenere il mirino sull'avversario, sia se si mira sia se spariamo in hipfire. Argomento maneggevolezza, come vi dicevo all'inizio, anche qui c'è qualcosa che non quadra. Come sapete, l'ultima parola ha la sua bella animazione quando si estrae, che però si vede solo quando non stiamo sprintando. Però, c'è un grande però, è come se la facesse. Quindi se voi tirate fuori l'arma mentre correte e volete sparare subito, questa non lo farà, perché è come se facesse l'animazione in background e quindi vi fa perdere qualche millesimo di secondo che potrebbe essere decisivo. In generale un po' di maneggevolezza in più secondo me non avrebbe fatto male, si ha la sensazione che potrebbe essere estratta più velocemente, soprattutto come succedeva in Destiny 1, e per sparare prima dell'avversario, il che si incastrerebbe perfettamente con il concetto dell'arma. Ripeto, il discorso su PC è sicuramente diverso. Ho guardato diversi gameplay di colleghi e altri ragazzi che giocano su PC, mi hanno dato feedback assolutamente diversi. Però quelli che mi seguono su Twitch lo sanno, l'abbiamo provata tanto, mi sono sforzato di giocarci anche in mappe dove era impossibile usarla per arrivare poi a questa conclusione. L'ultima parola è forte, ma c'è un grosso ma, e i punti negativi sono tanti secondo me. Si passa da attimi di ficata incredibile a attimi di sconforto totale. Almeno per il momento per me l'arma è rimandata, in attesa che venga rivisto qualche piccolo particolare che la renda veramente forte. Questo non vuol dire che non la userò, magari ogni tanto la uso, ma di certo se devo andare per esempio a fare delle partite competitive, sicuramente la mia scelta ricadrà sull'ululato. Però ora tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, se avete avuto le mie stesse sensazioni oppure no. Io vi lascio ancora un po' di gameplay così potete rendervi conto ancora meglio dell'arma. Vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciaone. Pietà. Come una titanide dei primi fondatori. Stai vincendo, forza! Cosa potrà fermarvi se lottate uniti? Nulla! Ne voglio ancora!
vittoria! Eccellente! Devo dedicare molta energia a questo lavoro, ma tu fai sì che ne valga sempre la pena.